Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie di essere qui in questo webinar che è estremamente interessante, da un titolo che è estremamente didascalico, cioè si parla da sé. E se ci tagliassero il gas? Perché oggettivamente siamo stati bombardati da questo messaggio sul gas, ma però nessuno ci ha detto esattamente quali sono le conseguenze, quali sono i legami geopolitici anche che possono generare un'azione di questo tipo. E per un evento come quello della guerra in Ucraina, che sicuramente determinerà un prima e un dopo, cioè uno di quegli eventi che segnano la storia, quindi è indiscutibile. Oggi ne parliamo con due ospiti che io stimo moltissimo per la loro grande, capacità di essere semplici e diretti di materie molto complesse, come può essere appunto la geopolitica o l'energia. Ma soprattutto con due persone che sono estremamente esperte e competenti. Sto parlando dell'ambasciatrice svizzera Monika Schmitz-Kyrgioz, che ha un'esperienza, direi, di molto, molto, molto profonda in crocevie del mondo molto importanti, come sono Israele, la Turchia. È stata ambasciatrice in Libano durante la tragica esplosione al porto, dove tra l'altro è stata anche ferita, e oggi è ambasciatrice a Roma. Non dimentichiamoci che Roma è una delle crocevie, anche questa è molto importante nel mondo, dove passano molti dei fatti importanti di geopolitica. Ne parliamo poi anche con una persona che si occupa invece di energia. E qui è interessante vedere il legame appunto che può essere tra un esperto di geopolitica e l'energia, perché sono due elementi fondamentali che sono molto interconnessi. Cioè non stiamo parlando di un settore come, per non sminuire, il cartario, ma o altri settori di questo tipo. In realtà l'energia è vitale per un paese. Ne parliamo con Davide Tabarelli. Davide Tabarelli, anche lui ha una lunghissima esperienza, è citato molto spesso in ogni telegiornale o lo vediamo oggi facciamo un bellissimo articolo sul Sole 24 Ore. Quindi mi permetto tra l'altro un lusso di dargli del tu a queste due persone che stimo moltissimo, quindi a Monica e a Davide, perché onestamente io non sono un giornalista e non ce la faccio a dare del lei a persone con le quali ho una sincera stima e amicizia. Quindi come tale mi scuserò, ma gli darò del tu, tra l'altro si daranno del tu anche loro. Tutto questo ovviamente in grande rispetto. Bene, benvenuti cari Monica e caro Davide. Io inizierei, per rispetto alle istituzioni, con la diplomazia, che forse è l'arte principe della, come dire, che lega i popoli. E direi che potremmo cominciare quindi con Monica, con una domanda. Io partirei diretta su una domanda che per me mi incuriosisce. Cioè, esiste un prima e un dopo della Svizzera, ma è vero che la Svizzera quindi ha rotto quella situazione di stasi nella quale era entrata di forte neutralità e anche quindi di pacifismo attivo, ma da paese molto armata. In realtà con le sanzioni si è pronunciata ed è stata molto esplicita. Quindi ha rotto questo incantesimo e vogliamo aspettarci una Svizzera più attiva o no? Monica. Grazie Fabio, ringrazio tutte e tutti che ci stanno per ascoltare, ringrazio anche tantissimo per la tua introduzione Fabio. In generale tu parlavi di un prima e di un dopo, non solo riguardante la Svizzera, la sua neutralità, ma generalmente. Anch'io vorrei parlare di un cambiamento di paradigma con questa guerra in Europa, guerra che comunque ha solo un mese. E forse posso anche provocare un attimo tutto all'inizio, dico, per gli ultimi 2 anni c'erano solo virologi in giro, no? Adesso invece ci sono solo esperti della Russia, dell'Ucraina, del presidente russo, eccetera, eccetera. Io esperta non mi ritengo, però sono molto molto onorata di poter discutere con voi oggi di tutto ciò che ha cambiato appunto in un mese. La tua domanda è no, non abbiamo rotto con niente. La Svizzera rimane neutrale, rimane armata e ti ringrazio di averlo sottolineato, così tutti hanno anche un po' paura di questa Svizzera con la neutralità attiva e armata, però non c'è un cambiamento di paradigma quando si tratta appunto del fatto che la Svizzera adesso ha adottato questi 4 pacchetti di sanzioni dell'Unione Europea. Io
Siamo un membro dell'ONU da 20 anni, dunque in ogni caso tutte le sanzioni decise, no, dal Consiglio di sicurezza dell'ONU noi automaticamente le adottiamo, e generalmente anche l'80% delle sanzioni appunto, che sono pronunciate dall'Unione Europea, le adottiamo. Penso che questa volta ciò che vorrei sottolineare è che questa aggressione militare è unica, ci ha sorpreso tanto quanto ha sorpreso tutti noi, e dimostra quanto la Svizzera appunto è parte di questa comunità dei valori che poi è l'Europa. Ecco, vorrei risponderti così, grazie. Grazie Monica. A questo punto io chiederei a Davide se può darci un, come dire, un quadro di massima. Tra l'altro, visto che oggi hai fatto un articolo molto interessante sul Sole 24 Ore, e mi viene da suggerirmi, in base proprio all'articolo in cui dici che partiamo da molto lontano, perché il metanodotto e il legame col gas dell'Italia, in particolare dell'Italia col gas, è un legame storico che nasce con l'Unione Sovietica addirittura prima. Ma a questo punto ti dico, ma non è che c'è un ruolo anche dell'ENI che ha generato questa, che ha traghettato anche colori diversi dei nostri governi ed è riuscita praticamente a imporre quasi un monopolio del gas come unica fonte energetica da cui dipendiamo? Allora, grazie Fabio, grazie ambasciatore Monica, è un onore essere qua. Io dico tante parole, a volte meno brillanti di altre. Una di quelle a cui sono più legato è che ho detto una volta sulla domanda quale paese vorresti essere in campo energetico. Io ho detto la Svizzera, un po' perché sono cresciuto vicino alla Svizzera sulle Alpi, un po' perché lo credo veramente. È un sano pragmatismo alpino, non solo montanaro alpino. Fabio, non è vero che noi siamo monopolizzati dal gas, abbiamo una quota del 37%, ma in me l'altro 35% è petrolio, perciò sottoterra petrolio e gas sono la stessa cosa, perciò siamo, è vero, ma insomma siamo dipendenti da idrocarburi. Vero è che è cominciato tanto tempo fa il legame con la Russia, che era Unione Sovietica. Tra l'altro l'ENI, che per anni ha avuto il monopolio statale anche delle importazioni di gas, fu creata nel 1953 da Mattei su quello che rimaneva dell'AGI, perché anche lì dentro l'AGI c'era già una propensione a fare gas, ma anche andare all'estero a cercare del gas per affrancarsi dalla dipendenza dalle compagnie petrolifere americane, che era una cosa ovviamente del periodo fascista, ma anche dell'autarchia, ma anche del post, della post seconda guerra mondiale. E perciò Mattei, una delle prime cose che fa anche lui, va in giro per il mondo a cercare idrocarburi, soprattutto petrolio, perché i primi anni 50, cioè gli anni 50-60, sono stati gli anni del petrolio, ma trovava molto gas. E questo fu anche nel caso della Russia, dove noi in Italia avevamo tanti comunisti. Ovviamente era il periodo della l'Italia è un paese che era per quasi un terzo, anche di più, comunista, e trovava spinta giustamente anche a trovare dei legami commerciali su cui stabilire dei legami su cui si fa la pace nel lungo termine. Ma questo Monica lo sa meglio di me. Relazioni commerciali. Allora abbiamo cominciato a importare tanto gas fin da allora. Ed è un legame enorme, perché adesso importiamo dalla Russia circa il 40% dell'energia, del gas che consumiamo, Europa e Italia più o meno, e noi siamo il secondo importatore dopo la Germania, e farà meno di questi, sono 155 miliardi di metri cubi, come abbiamo visto dallo sforzo enorme che ha fatto Biden, che occorre riconoscere, no? Ma ci ha promesso 15 miliardi. Per tutta Europa, che sono un decimo, ecco, un decimo rispetto ai 150, quindi. 150, perciò è poco, 1 su 10, da 0 a 15 è tantissimo, ciò piuttosto che niente, però per compensare è impossibile, a meno che non faccia il razionamento, che vorrebbe dire essere veramente in una situazione molto difficile. Ti ringrazio. Ecco, io, se siete d'accordo, andrei avanti così ad alternare una domanda a uno di voi due, proprio così. Quindi adesso continuerei con Monica, che non vuol dire saltare da una parte all'altra, perché ovviamente, come penso tutti abbiate capito, la geopolitica e l'energia sono estremamente interconnesse tra di loro, perché parliamoci chiaro, come ho detto
già in introduzione, se manca l'energia un paese si ferma, cioè non è che aumenta l'inflazione, no, ci fermiamo, quindi non andiamo avanti. Quindi, ecco Monica, ma tu come vedi il riarmo che si è innescato in questa fase? Cioè adesso la Germania arriva al 2%, l'Italia, io ricordo che l'Italia aveva un impegno al 2% già dal 2014, come al solito non lo sta rispettando, quindi adesso con le posizioni che vediamo un po' colorite in realtà era un rispetto degli impegni presi, quindi non è che sia una cosa così originale, 2%. Però in ogni caso vuol dire che c'è un'alzata di livello degli armamenti che è preoccupante, o meglio, preoccupante o no? Oppure è una strategia che può portare, come quella svizzera, ad essere estremamente armati, quindi molto, come dire, agguerriti e credibili a un tavolo della diplomazia, mentre invece se si è deboli a questo punto si può soggiacere ai vari dittatori che si presentano alle porte. Cosa suggeriresti? No, devo sorridere con il estremamente armato, no? Sembra che la Svizzera sia una superpotenza al centro dell'Europa estremamente armata. Non penso che sia il caso, appunto è una neutralità attiva armata, è anche vero appunto che la maggior parte dei uomini svizzeri fanno il servizio militare, eccetera, però vorrei un po' allontanarmi di questo estremamente armato e parlarvi forse piuttosto del soft power svizzero, no? Perché la Svizzera, dunque neutrale, eccetera, nella sua politica estera era sempre molto brava in tutto ciò che è soft power, no? E la pace, i diritti dell'uomo, la mediazione, no? Rappresentare altri paesi o appunto fare la mediazione tra paesi che non si parlano più, eccetera. E poi adesso questo rincorso all'armamento è un po' il contrario di tutto ciò che è il soft power, è piuttosto hard power. E non vi nascondo che quando la prima volta ho sentito che la Germania adesso aveva aumentato di 100 miliardi di euro, ho detto ma no, si saranno sbagliati nella cifra. Invece poi abbiamo verificato e letto effettivamente la Germania ha subito detto che aumenteranno appunto l'armamento per 100 miliardi di euro, che effettivamente penso che sia una cifra che è impressionante. Non penso che sia a me adesso di giudicare se va bene o non bene, sappiamo che altre persone molto più importanti di me hanno il loro avviso sul fatto se dovremmo appunto spendere 2% del PIL per l'armamento, però sicuramente il fatto che il soft power non è più tanto d'attualità, ma che ricorriamo tutti un po' a questo hard power, appunto, questo si iscrive in questo cambiamento del paradigma del quale abbiamo parlato prima. In un mese tutto ha cambiato. Grazie. Ma Davide, invece io chiedo a te, ma scusa, se ci levassero il gas, che cosa succede? Cioè, se domani la Russia decidesse di tagliare il gas, ma realmente cosa succede? Perché tu l'hai spiegato, però noi cosa facciamo? Andiamo in default, non ci scaldiamo più, perché... Allora, qui entra in gioco anche il mio ruolo di competente, insomma, di amministratore delegato della società energetica. Io lo so cosa succede, perché uno dei principi cardine da tenere presente è che questi 30 miliardi di metri cubi, che sono tantissimi, attenzione, sono tantissimi, non è che noi possiamo prenderli in estate e ce li mettiamo da parte. A noi ci servono quando ne abbiamo bisogno, quando fa freddo, in particolare d'inverno. Quindi noi riusciremmo con una strategia di guerra a questo punto, un'economia di guerra, di emergenza, a farne a meno? Perché sì, lascio a te la parola, perché sennò... Farne a meno senza razionamento è impossibile, cioè possiamo farne a meno, cioè dobbiamo tagliare i consumi, da che cosa? Ovviamente da quelle imprese che sono pagate per essere interrotte, cioè dagli interrompibili, però anche lì abbiamo... roba da 10 miliardi, no, che 10 miliardi, se arriviamo a 1 miliardo metri cubi è tanto sugli interrompibili. Poi bisogna andare a tagliare nelle case, però qua nelle case d'estate, in primavera e in estate non si consuma per riscaldamento, ma allora bisogna tagliare le iniezioni negli stoccaggi, e anche quello è un bel problema. E allora bisogna tagliare l'altro settore, che è quello della generazione elettrica, perché è molto semplice, il gas si usa in 3 settori, industria, generazione elettrica e riscaldamento.
Ecco, bravo, scusa se ti interrompo, ma è importante sottolineare questo aspetto, perché io devo dire che quando mi ritrovo a parlare di energia spesso mi capita di quello che giustamente non è a corrente, ma io non consumo più gas, consumiamo energia elettrica, ricordiamolo. Metà dell'energia è fatta col gas in Italia, quindi non ci sarebbe più neanche l'energia elettrica. Ecco che è l'elemento più debole che fa dell'Italia il paese più debole in Europa, perché la Germania importa più gas, ma ha un bilancio energetico più grande, nella generazione elettrica non usa tutto questo gas, usa molto carbone, ancora un po' di nucleare, un po' più di rinnovabili, anche se intermittenti. Cioè noi siamo il più esposto in realtà, perché poi noi importiamo molto, e qua scusatemi, faccio un po' di polemica con i miei amici svizzeri, importiamo troppa elettricità dalla Svizzera, cosa che è sempre stato dal 1987, quando siamo usciti dal nucleare, una delle caratteristiche fondamentali, che certamente, e adesso dopo tutta questa manifestazione di soft ma anche hard power, mi viene un po' più di preoccupazione. Non è che poi fra qualche anno ci troviamo con la Svizzera, già abbiamo avuto un albero che ci ha creato un sacco di problemi una notte del settembre del 2003. Perciò cioè vorrei stare un po' attento, ecco, adesso sto scherzando un po', ma c'è un po' di tragicomico, ecco, in quello che sto raccontando. Il nostro sistema energetico italiano, ma parlo con te Fabio, che tu vieni dalla Lombardia, è uno dei posti più industrializzati nella storia umana, e di tecnica e di politica e anche geopolitica. Perciò è una debolezza questa. Poi che ben venga dagli svizzeri, che è idroelettrico, che ci mandano giù l'elettricità dal carbone che viene dalla Germania e anche del nucleare che viene dalla Francia. Però siamo un sistema debole che non è riuscito a diversificare bene, ecco, questo, e non ce la faremo mai senza razionamento. Perfetto, scusa, non è che voglio correggere quello che hai detto, però vorrei ricordare che la Svizzera e l'Italia sono due paesi che non sono in realtà mai stati contrapposti, che anzi sono anche cresciuti assieme con delle interconnessioni fortissime. Se pensiamo al sistema finanziario italiano, creditizio, le varie grandi banche italiane sono nate grazie ai capitali svizzeri, ma non solo, anche in Svizzera l'imprenditoria italiana è estremamente importante, oltre che ha un ruolo di, ma non solo di manodopera, come ci immaginiamo sempre noi in maniera un po' folcloristica, come è stata sicuramente, ma anche in termini proprio di relazioni. Siamo, Monica, correggimi, ma credo il quarto partner reciprocamente, o forse anche il secondo, il terzo, ecco, sì, a seconda di come guardiamo poi i numeri, ecco, diciamo che quindi ci rendiamo conto che è una. E anche sull'energia, tra l'altro, qui spendo un attimo la parola di Repower, perché è stata la prima interconnessione elettrica tra l'Italia e la Svizzera, è nata proprio in casa nostra, dal Bernina, con industriali italiani che hanno creato un'asta idrica in Svizzera, nella Valle di Poschiavo, per alimentare l'industria lombarda. Quindi questo dà l'idea di che interconnessione ci siano tra noi e la Svizzera. Quindi, no, questo lo chiarisco anche perché appunto ho un amore reciproco per tutti e due i paesi, ma non solo per ruolo, quindi non posso esimermi da approfondire quello che hai appena detto. Torniamo a Monica. Io adesso qui ho una domanda che a me preme molto, perché oggettivamente quando io sento parlare il Papa da italiano, sono, come dire, molto contento che lui si pronunci, ho un certo sincero entusiasmo, perché in fin dei conti, non so se lo sentivo oggi, ma noi italiani siamo tutti, ci dichiariamo tutti cattolici, no? Quindi anche se poi non professiamo quello che è per la nostra attività, però in fin dei conti quando il Papa parla, insomma, ha un peso politico indiscutibile. La domanda che ti faccio da ambasciatrice appunto di lungo corso e con una grande esperienza, ma un Xi Jinping o un Putin ascoltano il Papa quando parla, oppure è un fenomeno limitato a chi va in chiesa, tradotto in malo modo? No, io penso che sia un'autorità mondiale e lo dico da non cattolica, appunto, e penso che lui viene ascoltato in tutto il mondo. E tra l'altro trovo importantissimo che lui abbia detto questo, anche perché io parlo adesso sempre e mi ripeto, ma secondo me va bene che mi ripeto, no? Siamo da un mese di questa aggressione militare. In questo mese ha cambiato tantissimo. Parliamo appunto di energie, di gas, di
transizione energetica, di tutte le cose che dovremmo fare appunto per affrontare ciò che è successo in questo mese, però da un'altra parte a me mi pare che siamo tutti un po' troppo d'accordo, no? È da un mese che sentiamo analisti, ma siamo tutti d'accordo che appunto ci vogliono più armi, è chiaro chi è l'aggressore, è chiaro chi viene difeso, si parla, ed è giusto anche del fatto che adesso vengono difesi questi nostri valori europei, democratici, eccetera. Dunque secondo me è importantissimo che autorità mondiali, come il Papa lo è uno, parlano e dicono forse anche qualcosa che non piace a tutti. Perché lui appunto, tutti hanno detto sì, assolutamente, più armi, e lui dice no, riflettiamo un attimo. E secondo me questo è molto importante in questo momento. Ti ringrazio di questa conferma, tra l'altro, perché questo mi conforta anche sul fatto che insomma ha un peso un po', anche se appunto non è, poi in realtà appunto non è un ente politico così... Però morale, diverso. È importante. Esatto, un ente morale poi, più che, però ha un suo peso. E qui invece torno a una domanda che Buon Davide mi ha evitato prima. Ma Eni, che è il campione nazionale storico che ha superato tanti coloni, non ha un po' di colpa? Perché, voglio dire, io sapevo, qua per sentito dal mio trascorso in Edison, che insomma Eni, bene o male, quando ha cavalcato sia Chernobyl che Fukushima per lanciare dei referendum, piuttosto che me lo ritrovate in posizione contro il carbone, anche in situazioni quando il carbone non aveva questa nomea così negativa. E siamo l'unico paese, credo, al mondo che stima il metano come quasi una fonte rinnovabile. Anzi, l'abbiamo definita fonte assimilata alle rinnovabili già nel 92 e ancora adesso, grazie a Folon, crediamo che il metano ci dà una mano. Ecco, invece in realtà ci rendiamo conto che forse non è esattamente così. Non è esattamente che ci siamo ritrovati con un unico tubo da cui dipendiamo. Non abbiamo ucciso i rigassificatori. Non è che i rigassificatori è colpa dell'Eni che non li abbiamo, perché in fin dei conti era gas che non portava lei. Non credo che loro abbiano avuto, che l'Eni abbia avuto una tale capacità di orientare la politica energetica. Ha avuto degli interessi fino alla fine degli anni 90 nel sostenere in maniera intensa il metano, ecco, perché faceva un sacco di soldi anche con la produzione nazionale. A parte che l'Eni è un po' la compagnia di Stato, insomma, è come noi che facciamo energia in Italia da 40 anni siamo molto legati in maniera affettiva, perché ti ripeto, il tentativo dell'Italia di affrancarsi un po' da questa dipendenza dall'importazione, che non ci siamo riusciti, cioè noi non abbiamo materie prime, un po' come la Svizzera del resto, la Svizzera c'ha il nucleare, c'ha l'idroelettrico, e però non è che sia completamente indipendente. L'Eni ha avuto delle responsabilità, sì, sul gas, ma effettivamente il gas in quegli anni lì era una utilità, era nel riscaldamento, permetteva di sostituire il petrolio. Le crisi degli anni 60 sono state crisi petrolifere, da cui anche la possibilità di affrancarsi un po' dal petrolio attraverso il gas. Poi ci ha guadagnato tanto, certo. Però ti ricordo che il South Stream, e io ho criticato anche il fatto che avevamo abbandonato questo progetto di fare questo tubo che arrivava dalla Russia via Mar Nero in Italia, l'ha deciso di abbandonare un po' il governo Renzi, ma poi anche Scaroni, quando c'era lui, ha detto vabbè, il governo non lo vuole, e aveva anche deciso di venire via dall'esplorazione in Crimea, dove non era niente di importante. Cioè c'è stato, rispetto ad anni prima, perché ti ricordo che anche Scaroni andò durante una crisi nel 2006, gennaio 2006, fra Ucraina e Russia, andò lui a organizzare una mediazione per tutta Europa, fra i due, che si racconta poco, ma l'Ucraina ha sempre, come dire, preso molto gas di quello che transita attraverso il suo territorio verso l'Europa. E c'è stato sempre un legame forte con la Russia. Poi dal 2015 e dopo il 2014 Crimea è stato un po' raffreddato, e questa è una cosa positiva. Poi da quando è diventata una società per azioni quotata in borsa fa i suoi interessi. I suoi interessi è quello di sponsorizzare gli idrocarburi, ma anche la società che ci ha permesso di fare il Transmed che viene dall'Algeria, il Green Stream che viene dalla Libia, aveva fatto quello del GRIES,
la prima compagnia al mondo per riserve trovate di gas. Se abbiamo un nuovo progetto vicino, è quello di Smed, dove c'è un sacco di gas a Zohr, ci vorrà del tempo per farlo. Però ricordo anche Tappa, dove ci sono gli inglesi, scusate, gli svizzeri, che è stato un progetto, anzi, portato avanti da Ilga in maniera molto determinata. E vi ringrazio ufficialmente, per quanto io conti poco, l'ambasciatore per questa iniziativa, perché io mi sono sempre battuto per il Tappa. Perché la logica è che dobbiamo diversificare tantissimo in questo paese, come tutta Europa, e comunque avremo sempre bisogno della Russia. Ti ringrazio di questa risposta. Io adesso, innanzitutto approfitto per ricordare una cosa che appunto, ecco, no, scusami Monica, ma vado ancora su Davide, ma l'idrogeno non è un'alternativa? Ho fatto la domanda, io ovviamente so già la risposta. No, l'idrogeno è un sogno, come tanti che noi nutriamo, di suggestioni che si susseguono in queste poche settimane fa avevamo il cambiamento climatico, che ci ossessionava, che ci fa molto paura, giustamente, e l'idrogeno era una facile soluzione indicata da molti, però è lontana. Una provocazione ti rispondo, noi siamo già un'economia idrogeno, perché io sono molto invidioso di Rifkin, che ha venduto molti libri. Essendo un economista ambientalista, vorrei anche io vendere così tanti libri su questo concetto della terza rivoluzione industriale basata idrogeno. Di fatto il mondo è già idrogeno, perché il 55% dei consumi mondiali di energia, così anche in Europa, sono di idrocarburi, cioè gas e petrolio, che è idrogeno, però con lo svantaggio di avere del carbonio attaccato. Ecco, purtroppo l'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo, peccato se l'è bruciata tutta la natura. Da tempo e tornare indietro, cioè separarlo, è costosissimo sotto il profilo energetico. Qualcosa si potrà fare, ma poca roba, ecco. Siamo distanti tantissimo da quei 155 miliardi di metri cubi. Ti ringrazio. Beh, questo mi permette di agganciarmi a Monica con... Io vedo tante posizioni un po' strane, eterogenee, e sappiamo anche che c'è un fenomeno anche governato di fake news che è, insomma, ci sta inondando di disinformazioni sistematiche e strutturate. Ne parlavamo prima, cioè io in Italia, lo so... Ho sentito veramente posizioni abbastanza strampalate proprio anche sulla posizione della guerra, cioè manca solo qualcuno che dica che Zelensky è d'accordo con Putin e che è tutta una costruzione, un complotto per farci prendere i vaccini e abbiamo completato il ciclo. Cioè, sono posizioni estremamente irrazionali che generano un'eterogeneità, tra l'altro di cui noi italiani siamo particolarmente vittima, perché almeno questo poi lo chiedo anche a te se è così, perché io vedo invece dalle informazioni che ricevo. Non so, il Parlamento francese era molto unito, Marine Le Pen ha preso le distanze e pronuncia la parola Putin, quando in realtà noi abbiamo invece dei politici che proprio fanno fatica, la Fonsi, non riescono a pronunciare Putin, la parola, proprio non gli viene. Quindi, questa disinformazione scopriamo anche che spesso è governata. Io vorrei sapere un tuo parere, cioè tu pensi che la disinformazione sia, come dire, governata da una parte e anche dall'altra, per carità, perché poi... Io non ho mai visto una copertura mediatica come quella di questa guerra, in cui la RAI ha mandato non so quanti inviati nei posti, tra l'altro, più caldi e incredibili, perché io non ho mai visto una copertura con persone, proprio giornalisti fisici, che riportano queste informazioni. Quindi anche questo poi fa parte di una strategia di comunicazione. O come la vedi? So che poi la domanda è diretta, però qui ti chiedo un commento qualitativo. Mi Sì, spiace. perché ci sono varie domande e anche vari statement appunto che tu hai fatto. Sui fake news, non lo so, non saprei come distinguere i fake news della propaganda. Ovviamente la propaganda in una situazione di guerra c'è dappertutto e soprattutto, ma una cosa che noi seguiamo molto, leggiamo molto, è tutto l'apparecchio propagandistico russo in questa guerra, no? Che è molto interessante, no? Come Putin sta vendendo ciò che accade ai suoi, no? La popolazione russa, è veramente quasi una guerra propagandistica. Mentre quando tu mi dici che hai l'impressione che ci sono mille posizioni, io sento che in Svizzera è molto più uniforme.
Dunque, appunto, tu hai citato il Parlamento francese che ti sembrava probabilmente molto più unito dietro Zelensky che non quello italiano, perché se ricordo bene, nel Parlamento italiano, quando parlava Zelensky, i vari deputati sono poi anche partiti, no? Questo da noi non era il caso. Vedo che sia un po' più uniforme il sostegno a Zelensky, che appunto rappresenta un po', anche questo l'ho detto prima, il mondo no, democratico, i nostri valori, eccetera. Se poi questa è l'unica verità, su questo non vorrei pronunciarmi, però è chiaro che l'aggressore in Svizzera, nell'opinione pubblica, è il presidente russo, mentre appunto Zelensky è quello che cerca di difendere i valori dei quali abbiamo parlato prima. Appunto, disinformazione, forse ne parliamo un po', appunto, dov'è la frontiera tra propaganda e disinformazione? Io tanta disinformazione non la vedo. Io vedo la propaganda che viene appunto analizzato. Ma un'altra cosa che vorrei dire è che un po' questa guerra stupisce, no? Perché se uno ci avesse detto 2 mesi fa ci sarà una guerra, no, in Europa, noi avremmo detto sarà una cyberguerra con chissà, no, quali armamenti che si vedono solo nelle film science fiction. Invece no, è una guerra normale, come noi siamo abituati a vederli in tutti i film che abbiamo visto sulle guerre che c'erano prima in Europa. No, e questa è una cosa molto interessante. Dunque, sì, ci sono i corrispondenti, sì, ci sono i bravi giornalisti che sono in tutti questi hotspot, però sappiamo molto di più? No, non sappiamo neanche quante vittime ci sono, non abbiamo sicurezza sui vittime civili, sui vittime militari. Dunque, non è la guerra che uno si aspettava, no? Dove la gente è seduta in un bunker e poi è tutto cyber e poi non si schiacciano i bottoni e poi succede chissà che cosa, no. Ci sono appunto, ci sono camion, ci sono carri armati, ci sono le donne e uomini che difendono ancora strada per strada. Sì, è vero. Poi tra l'altro, giustamente c'era qualche giornalista cita assedi medievali e ha ragione, perché effettivamente, non so, tagliare l'acqua o il riscaldamento o l'energia ai civili è veramente un assedio medievale, cioè manca solo veramente buttare dentro le pecore appestate di peste, insomma, voglio dire, non lo so, o cose veramente estreme. Mai pensavamo fossero finite, in realtà vediamo immagini, testimonianze molto tragiche di una modalità di fare la guerra che è quantomeno originale. L'ultimo articolo, guarda, lo cito sul giornale, per esempio, hanno ammazzato 7 generali, sembrerebbe. E anche lì mi dico, ma è una guerra cibernetica? Il generale, io mi immagino che stia nel suo salotto a governare con una joystick qualcosa. Come fai a andare a beccarlo? Cioè, un generale dovresti tenertelo un po' da parte, no? Non stare in prima. 7 li hanno fatti fuori, no? Anche l'informazione, tra l'altro, sulla guerra, poi si sanno, per esempio, non si vede niente di quello che fa l'esercito ucraino, poco. Non so voi, però io vedo molto poco di quello. Si vede molto di quello che fa l'esercito russo, ma l'esercito ucraino, che sta resistendo, si oppone in battaglie probabilmente anche molto cruente, però non si capisce bene come stia reagendo. Per cui anche qui, io per questo ho fatto questa domanda in cui sono entrato un po'. Appunto, capire un attimo qual è il grado di informazione che abbiamo. Forse se posso aggiungere qualcosa per poi Vai, vai. ripartire verso Davide, che comunque ci racconta le cose molto più interessanti anche da esperto, appunto, che prima, tra l'altro, Davide aveva detto dobbiamo ridurre il consumo energetico. Secondo me sono queste adesso le grandi domande, appunto, che dobbiamo porci. Per quello che volevo ancora dire, dopo solo un mese, lo ripeto, è anche difficile che conosciamo tutto, che conosciamo il nostro posizionamento, che conosciamo. È difficilissimo, no? L'unica cosa che io posso dire anche da rappresentante della Svizzera è che dobbiamo fare del tutto per poter arrivare a una soluzione diplomatica. Appunto, invece di analizzare la guerra, no? Secondo me tutti i forzi dovrebbero essere sul dobbiamo portare le tue parti a tavola e cercare di negoziare appunto un accordo pacifico, fa negoziato in via per la pace, perché Ma tu, scusa, ritieni che non ci sia un tentativo di questo tipo in essere, cioè che ci sia una contrapposizione tra bulli per cui in realtà nessuno abbassa lo sguardo, non so come dire, per cui non ci siano delle... non so, ecco, io questo te lo volevo chiedere a te proprio come mia curiosità. Non è che nel frattempo c'è una, come dire, dei movimenti diplomatici sommersi che nessuno vede,
e nei quali si stanno già parlando, stanno già facendo Assolutamente, hai ragione, e per fortuna che si stanno parlando oggi e domani anche in Turchia, si stanno parlando in vari paesi, in vari appunto. Però secondo me è molto importante appunto che tutti i nostri sforzi adesso sono su questa soluzione negoziata. E ci sono tantissime iniziative anche da parte nostra, il presidente della Confederazione che ha parlato con il ministro degli esteri russi, no, ancora la settimana scorsa, per ribadire che anche la Svizzera è ovviamente pronto per mediare, per intanto appunto si parlano in Turchia, ma è importantissimo questo fatto che si parlino e questo fatto che si trova questa soluzione. Cioè, tu quindi dici giustamente, se cominciassimo a parlare più di pace, forse anche la tensione calerebbe, la tensione pubblica, quindi potrebbe anche modificare un po' la disponibilità a trovare dei negoziati diversi, insomma, perché adesso parlare sempre di guerra in realtà si accendono un po' gli animi, cioè si viene voglia di andare lì e bombardare tutto così, tanto per fare vendetta in qualche maniera. Quindi tu dici che proprio l'opinione pubblica, anche occidentale, bisognerebbe calmarla un attimo su certe posizioni. Sì, forse una speranza un po' naif, appunto, ma la speranza rimane che adesso si possano mettere d'accordo su qualcosa. E effettivamente hai ragione, invece di analizzare, no, chi ha ancora ucciso chi, se si parlasse un po' di più di cosa vogliono i russi, no, dove sono i red lines, no, le famose linee rosse, no, cosa è accettabile anche per il presidente Zelensky. Ma io vedo che comunque, appunto, anche nei giornali, nelle medie ci sono questi, no? Questi correnti che parlano più di soluzioni e di pace e che analizzano forse un po' meno tutto ciò che sta accadendo con le armi. Molto bello quello che stai dicendo, secondo me. Davide, io ti faccio una domanda invece che... Faccio domande che io so già un po', però vabbè te le faccio perché... Ma se noi decidessimo di interrompere il gas, siamo noi a questo punto, prendi l'iniziativa, basta, non ti... cara Russia, 150 miliardi di metri cubi, te li vai a dare da qualche parte. Tecnicamente, cosa succede? Difficile da immaginare questo, perché non è mai capitato, cioè c'è stata un'interruzione appunto per qualche ora in passato dall'Algeria, dalla Russia, quel famoso inverno. E tecnicamente ci sono dei gravi danni per i giacimenti, per il sistema gas russo, perché... Che quelli non sono come un rubinetto di casa dell'acqua che uno chiude, no? Se interrompi l'estrazione, cala la pressione, si portano dei danni enormi ai giacimenti, e anche la Russia non sa dove mettere, perché credo che abbia molti stoccaggi già pieni, che abbia riempito durante a partire dalla scorsa estate, quando noi abbiamo visto i prezzi che schizzavano perché mancava del gas russo che stava mettendo via in vista della guerra. Poi dopo il 24 febbraio i volumi sono aumentati addirittura dalla Russia. E tecnicamente smettiamo di usare del gas per le nostre centrali che viene dall'estero, e a quel punto lì andiamo a prendere dagli stoccaggi, a quel punto lì è chiaro che questo inverno non avremo abbastanza stoccaggi e dobbiamo subito smettere di consumarne, perché l'obiettivo fondamentale è, come ha detto anche la Commissione, giustamente, il problema riguarda tutta Europa, è di arrivare al primo ottobre di quest'anno con le scorte piene. E anche adesso sono sotto minaccia, ecco, queste, perché se smette domani, e noi non, adesso il riempimento comincia dal primo aprile, però secondo me dovremmo già teoricamente cominciare a razionare oggi pomeriggio, cioè, e soprattutto... Io la lancio lì come una provocazione, so che adesso dico qualcosa. Per noi dovevamo aprirlo il Nord Stream 2, perché non è servito niente a tenerlo chiuso, perché doveva servire il non aprirlo per deterrente contro l'invasione dell'Ucraina. Io non ci credo ancora che sia stata invasa. Io credo di più, se mi dicono vuoi credere di più che la terra è piatta o che loro hanno invaso l'Ucraina, io credo di più che la terra è piatta. Però Nord Stream 2, scusami per la cronaca, è il raddoppio del grande metanodotto che collega la Russia all'Europa nella parte nord, che attraversa un po' le repubbliche baltiche, scende giù di lì. Certo, guardando grandissimo metanodotto.
Dopo quello che è successo, sicuramente sia il primo che è stato completato nel 2011 che il secondo che è stato completato nel 2021, a settembre era pronto, era in funzione di questa azione militare. Cioè, secondo me hanno aspettato tanto dal 2014 per invadere l'Ucraina perché volevano mettere in sicurezza le loro forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream 2. Noi non l'abbiamo aperto e amo, insomma. A questo punto, in maniera provocatoria, mi dico, tanto vale che noi avessimo preso tutto il gas che ci arrivava, lo mettevamo in scorte, poi sul pagamento vediamo, insomma, su come pagarlo. Per adesso interromperlo noi e ci facciamo un male. Tanto vale che prendiamo e poi non le paghiamo, non so, qualcosa del genere. Perché trovare alternative, cioè il danno che facciamo alla Russia, tanto i soldi non glieli diamo, cioè sono sotto sanzione finanziaria, poi discutere, poi... Cioè Putin che ha chiesto i rubli, insomma, vabbè, ovviamente sono in guerra, noi abbiamo fatto delle sanzioni enormi, perciò questa cosa dell'interruzione è surreale, ecco, però c'è una guerra in corso, perché noi italiani, anche la Svizzera, tutto quello che viene dall'Austria, passa per l'Ucraina, e anche tutta l'Ungheria... Bulgaria, tutta la Slovacchia, la Ceca, la Repubblica Ceca, sono tutti dipendenti da questi tubi che passano per per l'Ucraina. E che non sia successo niente è straordinario. Come prima dicevi, il mediatico, no? L'aspetto mediatico, è come, ma hai visto quanta luce c'è, quanta elettricità, ci sono le strade di Kiev illuminate a giorno, è tutta elettricità, non detto che si sono connessi con l'Europa, ma è tutta elettricità che viene dalla Russia, oltre che dai 15 reattori che hanno in Ucraina, che coprono la metà della loro domanda elettrica. Perciò un po' come capita sempre queste situazioni di guerra, sempre ci sono delle contraddizioni, cose che continuano come normale, quello che continua come normale è il flusso di gas verso l'Europa. Tra l'altro mi diceva il nostro trader che spesso gli ucraini pagano il gas non ai russi, ai polacchi che lo comprano dai russi. Ma che però in realtà alla fine è sempre quello, cioè è sempre il gas che passa sotto l'Ucraina, arriva in Polonia e torna indietro, che poi sono passaggi che noi sappiamo molto virtuali. Sotto il profilo energetico questa è una tragedia, ovviamente non come quella militare umana, ma è assurdo, è di un'assurdità. Io mi occupo di economia dell'energia, l'economia è l'allocazione ottimale delle risorse. Ecco, noi siamo alla distanza massima storica dell'ottimale qua. Che l'Ucraina ha una capacità di trasporto gigantesca, che bastava un po' che milioni di dollari per raddoppiarla, e invece i russi si sono fatti Nord Stream 1 e 2, adesso il 2 ha speso 11 miliardi di dollari e adesso è in fallimento. Questa è una distruzione di ricchezza, di valore. Quel valore, quella ricchezza su cui si costruiscono le relazioni commerciali che sono il tessuto su cui formare la pace. Questo è molto, molto vero quello che stai dicendo. E scusa, adesso vi chiedo a tutte e due una bella domanda, ma a questo punto... Scusa Fabio, ma c'era l'ambasciatore che voleva fare... scusa Monica, prego. No, perché è troppo interessante. Scusami tu Fabio, che tu le due domande appunto poi ci arriviamo. Però io trovo ciò che dice Davide assolutamente interessantissimo e fondamentale e mi chiedo se poi il pubblico questo lo sa. Giustamente lei ha detto, appunto Nord Stream 2 è morto ed è morto immediatamente dopo l'aggressione militare, no? Poi tra l'altro è morto anche in Svizzera, visto che era a Zugo, no? E poi hanno chiuso immediatamente gli uffici, licenziate le persone, eccetera. Questo che secondo me intanto non lo sappiamo è che Nord Stream 1 funziona. No, e parliamo di razionare il gas, parliamo che appunto dobbiamo mettere l'enfasi sulla transizione energetica perché siamo talmente dipendenti, però per intanto il Nord Stream 1 sta funzionando, no? Il gas russo arriva, no? E noi rimaniamo dipendenti di questo gas russo. E se io ho capito bene, ma lì Davide, solo lei appunto ci può correggere, è che non è che ha cambiato molto. Non c'è Nord Stream 2 perché appunto è stato... quasi eliminato, però la pipeline funziona, il gas arriva, poi il presidente russo dice no, pagatemi in rubel, e poi noi diciamo no, noi continuiamo a pagare in euro e in dollari, però per intanto il gas c'è, anche con tutto ciò che si dice sui sanzioni, anche sanzioni finanziarie, il gas viene e viene pagato, giusto? Pagato non lo so, però arriva. Viene pagato.
Ambasciatore, lei sa bene che anche questo è la cosa da economisti, ma da italiani, rivendichiamo l'invenzione della finanza nel XIII secolo. Noi avremo dei debiti con questo gas che arriva dal 24 febbraio in poi nei confronti dell'Unione Sovietica, cioè noi abbiamo ritirato qualcosa che per noi ha un valore che sul mercato spot vale 100 euro megawattora, loro produrlo pagano, gli costa uno. In ogni caso abbiamo preso questo bene, che adesso lui non vuole neanche più i dollari e gli euro, comunque noi l'abbiamo e l'abbiamo sottratto o portato via o preso, chiamiamolo come vuoi, è nella nostra disponibilità. Cioè noi abbiamo un debito nei confronti della Russia. Come ci libereremo di questo debito? Non lo so. Potremmo anche dire la cosa più estrema, tu hai invaso, ti do una sanzione, tu hai invaso l'Ucraina, io non te lo pago, intanto ce lo prendiamo. L'altra cosa più probabile è che fra qualche anno, quando speriamo, oggi pomeriggio, cessate il fuoco, cominciamo a litigare con un sacco di avvocati, ci troviamo a Zug, che in italiano è Zurigo, e discutiamo, spero che mi chiamino anche me, che sono un super esperto di arbitrato internazionale del gas, e spero che sia così, che questa mia allegria, che testimonia una volontà profonda di pace, e di parlare di litigi di gas sul prezzo piuttosto che di bombe. È una tragedia europea questa. E fra l'altro ne approfitto, ambasciatore, per dire che non è una tragedia americana. E per farle io una domanda, scusami, allargo un po', Fabio, ma avevi detto tu. Ma sono molto contento, prego. Io la domanda la faccio a lei. Ma lei non trova che la vera negoziazione non sia oggi in Turchia fra Ucraina e russi, ma debba avvenire nel suo territorio di Ginevra tra Russia e Stati Uniti? Ma lei lo sa meglio di me che il nostro territorio a Ginevra è sempre aperto appunto per tutto ciò che concerne questi due. Datevi da fare! L'ho detto prima, la chiamata c'è stato, adesso c'è da vedere cosa vogliono loro, ma sono d'accordo che ma adesso, se vogliamo proprio parlare di geopolitica e strategica, non ci vuole solo la Russia con gli Stati Uniti, ma ci vuole anche la Cina al tavolo, no? Di questo ancora non abbiamo potuto parlare, perché probabilmente c'è qualcuno che guadagnerà, no, di tutto questo conflitto, e probabilmente sarà la Cina. Posso, guarda, tanto per arrivare a questo punto, io però chiederei a Davide, perché poi questo è anche una vulgata, è un fatto, vabbè, se i russi si arrabbiano con gli europei, spostano il tubo, lo girano dall'altra parte e alimentano la Cina. Ecco, ecco un gesto tipicamente da grande esperto dell'energia che specifica come... è un fatto impossibile, cioè, o meglio, sì, ma fra 10 anni, investendo miliardi, ma fior di miliardi di euro e attraversando... Beh, lascio a te la parola, perché la sai meglio. No, è molto semplice, cioè è lontanissima la Cina. Poi ascoltando... cioè, avendo letto un po' in questi giorni, cioè, poi lo so, ecco, la Russia è Europa, non è anche se il suo territorio arriva fino in Asia e anche verso la Cina, ma i cinesi non è che, al di là del comunismo, adesso dell'antioccidentalismo, della guerra in Ucraina, del marginale appoggio, cioè, non convivono bene. Cioè, quando sento dire sti giorni che la Russia viene spinta verso la Cina, che spinta? Almeno mi allargo un po' alla cultura, alla storia, però nell'energia no, cioè, faranno qualcosa, ma le risorse della Siberia, che ce ne siano tantissime, che abbiano cominciato a esplorarle, a vendere in Asia, è da tantissimo tempo, ma le reti sono lontane, ci vuole tantissimo tempo, sono 5.000 chilometri. I grandi giacimenti sviluppati, su cui ha investito fin dall'Unione Sovietica Russia, e in Europa, sono a Yamal e tutta una zona sud verso il Caucaso, e portarlo fino là in Cina è lontanissimo. E poi la Cina non ha tutti questi soldi come abbiamo noi, per fortuna. Noi siamo più ricchi, come abbiamo dimostrato in questa crisi, tutto sommato. Sono passati 8 mesi, io sono scandalizzato nelle prime ore di quello che era accaduto ai prezzi.
Tuttavia non vedo, cioè sì, noi in Italia abbiamo una crisi profonda, forse sarà un po' di recessione, ma ripeto, cioè, ce la possiamo fare. Invece la Cina va a carbone, farà tante centrali nucleari, prenderà un po' di gas, ecco, ma sarà difficilissimo che... e anche questo, sottolineo, è uno, cioè, come nei rapporti commerciali, c'è la nostra dipendenza dalla Russia, ma c'è la forte dipendenza della Russia dalle esportazioni verso l'Europa. Perciò dobbiamo giocare anche su questo, litigare su questo e forzare a smettere subito di cannoneggiarsi fra di loro, fra tutti e due, ecco, non solo una parte, tutti e due. Invece tu, Monica, come la vedi la Cina? Che ruolo gli diamo? Cioè, è un ruolo, perché è un ruolo curioso, perché della Cina si sa poco, per questo che è curioso anche, è poco prevedibile, diciamo, anche se sono dei grandi mercanti alla fine, cioè l'interscambio che ha con la Russia è ben poca cosa rispetto all'interscambio che ha la Cina con il mondo occidentale. Quindi, quale potrebbe essere una svolta di Xi Jinping e del suo potere? E secondo me loro sono estremamente strategici, molto più strategici di quello che probabilmente sappiamo essere noi. Dunque, concordo con te, leggerli è molto difficile. E certo io non ci riesco, però io ho come l'impressione che loro appunto si vede anche, no, che sono molto cauti a condannare, sono molto cauti appunto a prendere posizione. Dunque, secondo me sanno che potranno solo approfittare di questo conflitto, sia economico, sia anche geopoliticamente, sia anche come, appunto, come potenza a livello mondiale. Secondo me sono molto cauti perché sanno che prima o poi loro profiteranno. Ma non è E lì una... Certo, parlo di tutto, non solo di energia, appunto, Davide. ma scusa, però io ho Economicamente. una riflessione, scusami, no, ti ho interrotto, ma la riflessione che stavo facendo io però è anche, ma non è che potrebbe esserci invece un'alzata di scudi da parte del mondo occidentale che prende coscienza di quello che è finalmente la Cina e in maniera più coesa, e qui se vuoi un'altra domanda che ti faccio, se nel dopoguerra l'Europa non ne venga fuori a questo punto più coesa, unita e politicamente più solida, più conscia che certi sovranismi di dettaglio non ci portano lontano in situazioni di crisi come queste. Boh, la cosa secondo me, adesso rischio di non rispondere esattamente alla tua domanda, ma tu hai detto una cosa fondamentale della quale ancora non abbiamo parlato, è che Putin ha fatto in modo che l'Europa si è unificata in un modo che nessuno lo pensava ancora un mese fa, no? Probabilmente Putin avrà deciso di invadere l'Ucraina quando ha visto il disastro del ritiro americano in Afghanistan, no? Ritiro che poi era mal coordinato con gli altri paesi della NATO, eccetera. E secondo me lì Putin si è detto: boh, no, lì non sono uniti e probabilmente sarà facile. Invece lui ha invaso, no? È entrato nell'Ucraina, la gente non l'ha applaudito, però c'era resistenza e l'Europa si è veramente unificata come nessuno se lo aspettava. Da Questo è lì adesso, interessante. come si farà e come uno si posiziona con la Cina, io dico, ci deve lasciare anche un po' di tempo, mi ripeto, ma fa solo un mese. Sì, poi ti dico la mia riflessione che ti avevo riportato anche fuori onda, è che l'Italia, in fin dei conti, con la sua variegate posizioni eterogenee e originali, ha permesso a questo paese di avere uno dei passaporti più liberi. Credo che, non so se non sbaglio, quello svizzero e quello italiano sono quelli che ti permettono di andare quasi dappertutto in tutto il mondo, perché appunto siamo tutti ben accetti e forse anche proprio perché abbiamo questa coloritura di posizioni tale per cui fai fatica a inquadrare l'italiano. Sullo svizzero Forse è no, soft power, appunto, questo è anche semplicemente soft power, è soft da mai power. sottovalutare, no? No, assolutamente, Perché tu assolutamente. hai Basta parlato di pensare. tutto ciò che abbiamo in comune con l'Italia, e lì potrei parlarne un'altra ora, però appunto giungiamo alla fine, abbiamo tantissimo in comune, ma secondo me il soft power è sicuramente una delle cose che abbiamo in comune.
Io vi ringrazio tantissimo. Non so se avete delle domande reciproche che vi siete già fatti, però siamo arrivati un po' in chiusura. Quindi non so se tu, Davide, o tu, Monica, avete delle curiosità reciproche. Io posso solo aggiungere una cosa, che è un elemento che per mia esperienza diretta, l'ho vissuta proprio noi come esperti un po' della media impresa italiana, anche l'efficienza ha un ruolo. Cioè noi abbiamo visto nella crisi del 2008-2010 è sparita una bolla di consumo pari alla Romania in Italia, tutto legato all'industria. Però questo non ha generato un buco economico tragico da cui non ne siamo venuti fuori. E cos'è stato? Perché oggi non l'abbiamo recuperata quella bolla. Noi eravamo a 340 terawattora, oggi siamo poco più di 300, ma in realtà non è che abbiamo recuperato quei consumi che avevamo ante 2008. Tutto questo è stato legato veramente a un efficientamento del sistema energetico italiano notevole. E forse anche su questo fronte qua qualcosa in più si può fare. Sul quale, anziché andare a distribuire bonus un po' così, un po' curiose, forse si potrebbe fare. Io lascerei però detta questa mia conclusione a voi due, se avete delle domande nei prossimi 5 minuti come battute. Prego, lasciamo stavolta prima Davide e poi lascio la chiusura a Monica. Niente, io che dirti, sono sempre... Quello a proposito di soft power, no? Di domande che ho per la parte diplomatica, che cioè non, ho sempre questa impressione, ma sono un italiano, che noi questo soft power sia dovuto al prestigio storico, quello che lei, Monica, ha detto prima, del nostro capo della Chiesa cattolica, dove fra l'altro le forze armate sono presenti anche lì, guarda caso, porca miseria, sono di nuovo gli svizzeri. È vero questo, in sostanza le chiedevo un commento su questo punto. Cioè, se ci scambiano spesso, io sono cattolico, non sono né protestante né luterano, però non praticate così intensamente, però a volte mi fa piacere, ma allo stesso tempo mi crea un po' di disagio, perché vorrei che fosse l'Italia di Giolitti, De Gasperi e Draghi, che invece dietro vedo che è l'Italia del Papa. Ecco. Adesso io qui posso difendere l'Italia, vero? Che è una cosa che faccio molto volentieri. Secondo me il vostro soft power non è solo prestigio storico, quello l'avete, ma avete anche il prestigio del presente. No, avete cosa? Avete 60% di tutta l'eredità culturale mondiale? No. Secondo me c'è un soft power italiano perché siete molto solidali, avete una politica anche umanitaria, di pace, di manutenzione della pace, che è un po' sconosciuta. Io dico sempre, adesso prima di arrivare in Italia, di essere stata in altri posti al mondo, la Svizzera e l'Italia hanno una politica estera molto simile. Devo dirlo questo in inglese, perdonatemi, do good things and don't talk about it. Facciamo talmente tante belle cose, ma non abbiamo questa abitudine di sempre dire tutte le belle cose che facciamo, le facciamo e basta. E lì l'Italia e la Svizzera sono molto molto uguali. Voi avete tanto anche aiuto di sviluppo, aiuto umanitario, avete tantissimi soldati appunto che mantengono la pace in tutte le parti del mondo. È un fatto che non è così conosciuto, perché appunto non avete in continuazione bisogno di sottolinearlo, che è anche una bella cosa, molto elegante secondo me. Però io vorrei dire appunto, quello, ripeto, perché adesso tutti l'avranno capito, in un mese tanto ha cambiato e continuerà a cambiare. A me a livello personale devo dire che mi ritengo fortunata di imparare delle cose sull'energia, sulla transizione appunto energetica, che erano parole molto lontane, parole usate anche nel contesto politico-diplomatico, ma molto lontane, mentre adesso tutto questo diventa concreto. È un privilegio poter ascoltare persone come Davide, appunto, ci fa capire a che punto siamo dipendenti. Voglio dire, malgrado il fatto che è la mia professione di occuparmi appunto di geopolitica, è solo adesso che in tanti, penso, ci siamo resi conto che la dipendenza che abbiamo fa quasi male e c'è appunto da cambiare.
e di quello abbiamo parlato oggi, e ringrazio tantissimo, è stato molto interessante. Grazie anche di averci dato la possibilità di esprimerci. Monica, Davide, io vi ringrazio veramente tanto. Come avete capito, io andrei ancora avanti, però oggettivamente dopo un'ora di colloquio di questo tipo e di questo livello, perché appunto è fatto bene a sottolineare, cioè, abbiamo cercato, se volete, dal mio punto di vista, di chiarire, di levare un po' di luoghi comuni che ci sono, ma che rimarranno, anche perché poi, non so, per esempio io con Davide mi ricordo, più volte abbiamo toccato questo tema, no? Quando c'è un'emozione di un popolo, alla fine non si può andargli contro, bisogna anche seguirlo un po', insomma, noi, l'Italia col nucleare, per esempio, non si può insistere ancora e pensare che ripartirà il nucleare, ma alla fine stiamo combattendo contro un'emotività troppo forte. Questo è vero, e siamo due paesi che però sostanzialmente, come hai fatto bene a sottolineare Monica, credo che hanno di fondo un punto di unione che è un pacifismo endemico. Siamo pacifici, siamo popoli che cercano i collegamenti, che cercano l'interconnessione, che cercano di parlarsi prima di difendere degli onori che, fammi dire, portano a un po' di stupidità poi alla fine, che non portano nessuno e generano tanta povertà in più. Io vi ringrazio ancora, per me è stato estremamente interessante, sono veramente onorato e orgoglioso di aver portato avanti questa discussione. Magari ce ne sarà un'altra, in ogni caso vi ho promesso una cena voi due e vi assicuro che ve la siete più che guadagnata. Vi ringrazio ancora e ringrazio tutti i presenti di averci seguita. Ciao a tutti. A presto. A presto, grazie.